Nella morsa della crisi industriale che attanaglia il Sulcis, un dato in controtendenza giunge dal Latisale, l'azienda pugliese che gestisce le saline di Sant'Antioco. Con una dirigenza giovane, età media 40 anni e tutta di provenienza locale, le saline di Sant'Antioco hanno iniziato ad esportare il sale dal Golfo di Palmas in Inghilterra, Francia e Spagna. Oltre al sale utilizzato in campo industriale, c'è anche una piccola realtà di mercato riservata al sale marino alimentare che viene esportato principalmente in Grecia e paesi del nord Europa. Il lavoro sta cominciando bene, sta proseguendo abbastanza bene. Questo è un sale marino greggio che serve sia per le strade che sia per l'alimentazione. Il fiorente mercato del sale ha anche incrementato il lavoro nel porto di Sant'Antioco, che registra un vertiginoso incremento di traffico navale. Abbiamo avuto un incremento positivo delle navi di transito per il sale. Difatti, andando a vedere una tabella che abbiamo fatto, nel 2008 sono arrivate 59 navi, di cui 37 per le navi del sale. E nel 2010 invece già siamo, adesso che siamo quindi all'inizio di novembre, a quasi circa 78 navi, di cui il 60 navi sono del sale. Spero che andando avanti così loro arriverebbero quest'anno a una quota di 100 navi.